tecnico della nostra nazionale a lanciare questa innovazione. Gli azzurri hanno già provato nell'amichevole con il Canada. Palla in acqua di quello che è un autentico indeciso Gitto, prima è andato a tentare e andare a concludere, poi si è fermato a livello di europei mondiali. Il centroboa Dobut che ha preso una eredità, mentre invece Samir Bara agli avversari. Rivediamo. E Buric tira bene, qui è stata colta in modo un po' ingenuo. E infatti c'era il ritardo di anche la difesa azzurra, anche se ovviamente la Croazia circola per lungo. Figlioli si torna in parità numerica quando va alla conclusione. Lungo, ma vorrei rivedere, perché è stato il giudice di linea a dare il gol, non l'arbitro. È il giudice di linea a dare. Difesa italiana che tiene abbastanza lontani gli avversari. Deve tirare Bulia Basic, poi un passaggio al centro, inventa un assist per Reggio. Quindi posso dire frutto di due grandi individualità. Due grandi individualità. Arriva dal Posillipo come Baraldi e Valentino Gallo. Rispetto a Zagabria c'è anche Testi, e dunque il primo vantaggio a Croazia. Raccontaci, Francesco. E nel in entrata non perfetto il passaggio per Valentino Gallo. Lo schema si ripropone e poi ci pensa, ma che poi ha trovato in Capitan Uncino il risolutore. Guarda da parte e tira dall'altra. Ha messo la parte, uomo in meno. Finora la squadra di Rudic ha 1-3. Controllo non impeccabile di Boskovic. Poi è spettacolare ciò che uno schema da Harlem Globetrotters del basket, li ricorderete? Sì, e leggero ritardo deserto del pallone, c'è la controfuga da parte di Miko Boskovic, il giocatore del Jug della Croazia. È una dote che continua a essere il fiore all'occhiello. Comunque in più di una circostanza abbiamo visto come gli azzurri abbiano non siano stati tutti imprecisi nei passaggi. La conclusione a nel gesto tecnico di Christian Presciutti, potenza un po' vicino a lui. I due arbitri Cisneros e Sadkov ora dicono che può battere e che con la palombella di Boskovic non inquadra Porta dei Tempesti, che ha già rilanciato dalla parte opposta Christian Presciutti, che nuota verso la porta di Pavic e lo batte. Doppietta anche per esaltato lo scatto con un passaggio perfetto, perché nel mentre Boskovic disegnava il senso della posizione di Tempesti, riapprezziamo così. Finora 2-4 per la Croazia, 2-6 per l'Italia. E colpisce per la terza, non riesce neanche ad abbozzare l'intervento Tempesti, secondo me non protetto. 3 contro 2 in prima linea, attenzione. Palla per Markovic, riesce a ribattere Tempesti, ma nella zona in cui opera Samir Baraz. Che bella parata di Tempesti, ha chiuso l'angolo corto ma col braccio sinistro sopra la testa, è proprio lì che il aveva cercato di... E questo è un altro grande, dalla sua disponibilità, ma anche perché questa è la fase precedente, non si può permettere alla Croazia di arrivare così facilmente nel contatto. C'era comunque fallo contro Fabrizio da questa replay. È compito di Samir Baraz andare alla conclusione. C'è l'espulsione, la seconda per Andro Buslie. Secondo fallo grave per lui. Palla sulla traversa. È importante difendere, adesso difendiamo su. Palla per Gallo, finora inapprezzabile la sua prova. Figlioli al centro, bellissimo il passaggio. Figlioli compie un buon campo della Croazia. È quello che aveva predicato in precedenza campagna, non voleva la conclusione di Valentino Gallo, ma voleva una. Oltre Adriatico, intanto si è ripreso a giocare con l'Italia che ha tentato con Maurizio Felugo di creare un momento importante adesso della partita. A 7 minuti dalla conclusione, gioca per il più 3 il Riccardi. Va a battere Felugo, va a bersaglio per il gol. È una prodezza sicuramente questa di Tempesti. Tempesti che la palla l'ha vista alla fine, ha vista alla
si alza e libera parte opposta. Ma Tempesti ancora chiude in maniera magistrale quella palla che è stata buttata via da Jokovic. Aveva tutto il tempo, era così come è avvenuto nel primo 1-1, nel terzo 2-2. Insomma, la differenza, signori, la fa il 4-2 del secondo parziale. Moscovic da applaudire, al di là che ci mandi nel bardo del meno 3. È in ritardo il angolo, prova il confronto gli azzurri a meno sui croati. Sarebbe la partita è finita, può andare in controfuga, ma si ferma. Sandro Sukno tenta un dribbling, subisce l'espulsione e si chiude con Felugo. La palla in possesso dei nostri avversari, che trovano il massimo vantaggio con l'Italia. Ne parleremo ovviamente con Rudic e con Campagna. Sanno, ti aspetti